La disabilità un punto di forza. Per Rossella Fiorani è diventata una missione di vita. La giovane 22enne fanese, privata dalla nascita di alcune dita delle mani e dei piedi, ha provato sulla sua pelle quanto pesasse quella condizione fisica e quanto il mondo potesse essere crudele. Oggi Rossella è impegnata moralmente nella lotta agli stereotipi, applicando il concetto di diversità al proprio talento. Con tenacia e determinazione ha conseguito la laurea in culture e tecniche della moda, portando all'attenzione un concetto di attualità legato alla sua diversità. Io sono nata con cinque dita per due mani e appunto per questo durante la mia vita ho affrontato la battaglia anche con gli altri che mi emarginavano. E anche quando ero piccola subivo del bullismo da parte dei miei coetanei e poi successivamente ho portato delle protesi in silicone dai 16 ai 18 anni. La laurea non è stata l'unica occasione per Rossella di trasformare il proprio stato di diversità in caratteristica, ma dare forza alla sua battaglia è stata l'esperienza Miss Italia, mostrandosi in tutta la sua normalità, conquistando la fascia di Miss Coraggio. Infatti, il messaggio che io porto qui a Miss Italia è che non bisogna mai sentirsi inferiori a nessuno, e bisogna affrontare le difficoltà a testa alta. Rossella si definisce una influencer, su Instagram vanta 21.000 followers, esibendo in immagini e senza alcuna remora la propria condizione. In vista del futuro non ha al momento le idee chiare, di certo ad attenderla c'è il biennio della laurea magistrale che le darà la possibilità di ampliare un bagaglio culturale da spendere su più settori. Tra i sogni c'è quello di diventare un manager o una giornalista di moda, un contesto che affascina la ragazza e che vorrebbe viverlo in un ruolo che il suo percorso di studi sembrerebbe a suo favore. Sto puntando a entrare a una magistrale a Rimini con le lezioni totalmente in lingua inglese che si chiama Fashion Studies e per proseguire il mio percorso di studi. Qual è il consiglio che ti senti di lasciare a tutti coloro che comunque vivono o soffrono appunto di alcune disabilità? Il consiglio che io do alle persone che spesso si scoraggiano è proprio quello di non mollare mai e credere in se stessi, perché tante volte quello che noi pensiamo che sia un limite per noi in realtà è la nostra forza più grande.